Amici di Non Solo Calcio, ben ritrovati, siamo tornati qui. Sono arrivati finalmente i nostri ospiti. Però tu sei un po' in soggezione perché ti ha fatto sì, i complimenti. Bravo. Mi emoziono, sai, quando allora, andare a fare un esame. A Non Solo Calcio, andiamo prima con le, prima il gentil sesso. Una grandissima artista, molti la definiscono l'usignolo napoletano, Cinzia Caserta. Buonasera, buonasera a tutti, felice di essere con voi, specialmente che bello con Barbara. E poi dobbiamo presentare lui, l'unico, maestro, inimitabile, maestro, il maestro, ma soprattutto direttore artistico del Premio Malafemmina, e non solo, di Non Solo Calcio, il grande maestro Alfredo Calfizzi da Napoli. Ciao a tutti. Madonna, che bello, finalmente sei qui in trasmissione. Non vedevo l'ora. Da Renzo e Lucia, guarda, in tuo onore Renzo e Lucia ha preparato un grandissimo aperitivo, fatto... ah, non la nostra assistente di studio, ah, Lucia, Simona, gli chef, ma soprattutto ringraziamo il proprietario, sì. Ecco, sempre Marcello, Edoardo è il papà di Ilaria, giusto? Si chiama così? Mi ricordo. E poi ovviamente Marcello. Sì. Salutiamo a... Qua abbiamo fatto un grandissimo premio. Grandissimo, non c'era sold out, non c'era, manca la seccia. Purtroppo non possiamo, ripeto, solo perché il premio è cresciuto, siamo più di 100, però quando è il momento di una location, Non Solo Calcio, siamo sempre qui da Renzo e Lucia, lo ricordiamo, a San Martino. Allora, direttore, parliamo di Cinzia, di questo successo. Allora, Cinzia... Ti lascio il microfono, tanto tu... Sì, va bene. Sto organizzando un grande CD, tutto dedicato al mio maestro Totò Savio, il cantante degli Squall, Cuore Matto, Maledetta Primavera, e fa un brano di Totò Savio che nessuno lo conosce, Povera Pianta, e lei perciò fa L'usignolo napoletano e La Pianta. Questo è il titolo del lavoro che stiamo facendo. Stiamo andando in sala molto spesso, pian piano li stiamo completando. Poi farà pure Maledetta Primavera e tutti i pezzi di Totò Savio. E quando ci sarà la presentazione del CD, inviterò la moglie di Totò, che io ho suonato per 2 anni, a Napoli per la prefazione, per la presentazione del CD. È una grande cosa, ricordando un grande artista. Vai, Vincenzo, immagino che vuoi fare qualche domanda alla nostra Cinzia. Ma sicuramente, io ho avuto il piacere di conoscerla e di ascoltare anche il pezzo che hai lanciato. Sì, quello che diciamo adesso sta in promozione, che è Spusamsh. È un messaggio per le nuove generazioni, visto che è un po' in controtendenza. Guarda, quello di sposarsi. Diciamo che tu lo leggi in controtendenza, in realtà ha un messaggio, diciamo, un po' celato, perché in realtà è un po' la storia, sai, quelle storie a volte un po' nascoste, di quelle tresche nascoste che non riescono, diciamo, ad uscire fuori tra due persone, è così. e giustamente poi ad un certo punto la donna dice: però mo basta, mi sono scucciate, allora adesso ci dobbiamo sposare, sposiamoci. Quindi ecco, questa storia emerge, esce fuori e quindi va comunque a buon fine. E quindi siamo da Renzo e Lucia, alla fine sono sposati. Naturalmente il messaggio è sposamci. Da Renzo e Lucia. A San Martino. Quindi San aumentiamo i matrimoni. Le prole, perché poi facciamo qua i prole, certo, insomma tutto. Le unioni e le cresime. Ecco, tutte le feste. Anche se, e tu cosa pensi? Gli amori combattuti sono quelli più importanti nella vita, oppure tutto deve sempre correre liscio come no l'olio? Io credo che gli amori combattuti sono quelli che poi hanno comunque più bello, più vivo, quindi io sono per l'amore combattuto, sinceramente. Aspetta, però l'amore combattuto perché qua si parlava di una tresca, insomma, l'amore combattuto, se ci sono i figli è meglio evitare, no? No, vabbè, l'amore aspetta. Chiariamo. Lui mi ha detto amore combattuto, nel senso che sono libere. E quando allora, quando una storia va troppo liscia, secondo me insomma diventa piatta, poi tu l'amore non insomma è bello proprio un po' mono. Brava, è vero, è così, l'amore deve essere litigarello, altrimenti non ci sta quel friccico. Anche perché prima i confetti e poi i difetti, ma la salita comincia dopo. Il direttore artistico, il maestro Calfì, cosa ne pensa di questa cosa che sta dicendo Cinzia? Gli amori combattuti sono sempre più belli? Sì, perché
c'è sempre qualcosa in più, un aspetto, non si adagia. Ah, ecco, è una cosa importante. Lei ci piace soffrire e sta soffrendo. Sta soffrendo, soffre. Ma a questo punto l'usignolo di Napoli, visto che qui non possiamo cantare perché ovviamente siamo in una location che non è uno studio televisivo, quindi... Però la tua voce, almeno un pezzettino, dai, ci inebri i nostri cuori? Dai, una cosa. Allora, io vado sempre sul napoletano, che... Allora, c'è una canzone napoletana che io adoro, che abbiamo fatto, Alfredo, nel primo CD che abbiamo fatto, ed era De Maggio, la classica... L'abbiamo sì, al primo sì, sì. E, è una canzone che non so, io porto nel cuore, è una canzone napoletana che veramente mi ispira tanto e mi piace tanto, quindi adesso la dedichiamo. Capito, dottore? Senti un po'. Proprio. Era De Maggio e te cadea nonzino, a schiocca lì c'era srosso, fresca era l'aria e tutta luce artina, a trave rosa cinto passa e tarica cor 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 mia tornati so. Questa è la canzone che piace alla mia mamma, eh? Ecco, vedi? Ma questa riscalda proprio, i cuori, questa canzone. I musicisti piangono, non lavorano, perché è vero. Da sola. È vero. A lei ha aperto anche un'edizione del premio Malafemmina. Sì. Io l'adoro quando la canta. Vai, ma la femmina. S'avesse fatta nata, quella che fatta a me, stom t'avesse acciso, se vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra, femmina come te, non c'è una stava nome, onesta come me. Cinzia Caserta, Fausto Leali, non ce n'è per nessuno. No, vabbè, però è vero. Vabbè, poi detto da Alfredo, voglio dire. Lei è molto umile. Forse questo è stato il fatto che non l'ha fatto. Passo forse in più. Vabbè, a parte la famiglia, insomma, comunque, sei sposato con Eugenio, insomma. Varie emittenti e televisioni. È vero. Dà fastidio Cinzia Caserta. E comunque il tempo è galantuomo, è galantuomo, quindi non scherziamo, però questo è importante, importante è lavorare. Gli artisti dicono che il premio Malafemmina porta bene, no? Molto. Magari quest'anno io perciò ho detto Cinzia devi ritornare, assolutamente. Certo, ma come no, sicuramente, gli ha portato molto bene, è vero. Ogni anno. Però permettimi, allora io sono del parere e ogni volta insomma che vado a fare una serata, che canto, allora la mia soddisfazione sono le persone che mi trovo di fronte ogni volta che faccio una serata o un evento particolare, perché mi danno talmente tanta carica, tanto amore, tanta gioia, che per me quella è una grandissima soddisfazione. Quindi... Prego, direttore, prego, certo. La prima volta che l'ha cantato, scusammici, è stato al Lago Patria, una serata, ho detto non annunciare, l'ha cantato, ma tanti degli applausi che ha avuto. Poi dove va, già la conoscono, perché la vedono in televisione, bella, hai capito? Questo funziona, non c'è bisogno di dire dal mio ultimo, dall'ultimo, no. Basta. C'è bisogno dei fiori, dei ricami, insomma, dai. Comunque l'autore è Francesco Calabrese. Ho scritto Dramma sulla sabbia. Voglio dire. Allora, quindi io dicevo, in questo senso, lei dice, mi va bene il pubblico, che sia contento, quindi faccio un po' una domanda ritornando a Sanremo, no? Giuria popolare o giuria radical chic? Cosa è importante? Poi alla fine per l'artista, ma lei già ha risposto, ma cosa... Dopo te lo dico. Cosa vuoi aggiungere, direttore? Cioè, hanno ragione i cantanti a lamentarsi oppure... Hanno ragione a lamentarsi, perché la giuria di qualità giudica in tutto in un altro modo. Poi io l'ho considerato Festival del Parlato Italiano, troppo rap. Quella si chiama canzone italiana, è un'altra cosa. Sono d'accordo con il direttore. Metà e metà, capito? Ci sono i cantanti bravi, però... Il pubblico è quello che ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E compra. E allora Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Sposamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo.
e ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo Spusamoci di Cinzia Caserta? Ok. A dopo. E ha ragione. È sovrano. Perché dopo vai nel negozio, webco, e prende. E allora, Vincenzo, perché non ci ascoltiamo your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body.
love you. 10 spettacoli per vivere, per ridere, per emozionarti. Rilassati, ai tuoi bambini ci pensiamo noi. Abbonati anche tu. Teatro Cilea. Prosa, musica, comicità. Ciao, sono il dottor Roberto Avolio, un nutrizionista motivazionale, laureato in farmacia e laureato in scienze dell'alimentazione, con una regolare iscrizione all'albo dei biologi. Non hai mai provato una dieta no stress? Una dieta senza pesi? Una dieta con la mente? Ti aspetto, ciao! Cosa fai ancora lì? Da Euronics Gruppo Tufano, ultimi giorni per i maxi sconti fino al 50%. Qualche esempio di maxi sconti? Smartphone Galaxy S9 Plus a 599 euro e con la promo Samsung Blue Days risparmi altri 150 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN fisso e TAEG 0%. TV Normander da 39 pollici a sole 229 euro. Scegli noi! Ti portiamo allo stadio a vedere il Napoli! Notebook HP 4 GB di RAM, hard disk da 1 tera, tuo a 349,99 euro. Scarica l'app di Euronics e consulta il nostro volantino e le offerte a te dedicate. Lavatrice Samsung da 9 kg, tripla classe A+, tua a 549 euro. Prima passa da noi! Ti conviene! Sempre! Martedì 19 febbraio, Amore, il concerto dei Mr. Hyde. Amore che non è farnuto mai, è sarrabosa di pensiero, quando amore, amore vero. Amore che non è farnuto mai. Regalati Amore, il concerto dei Mr. Hyde al Teatro Augusteo di Napoli. Info biglietti 081 41 42 43 o su teatroaugusteo.it. Una produzione Progetto Carrozzeria Italia. Grazie.